Sabina Sabatino, storica dell'arte. Ci troviamo nella chiesa di San Maurizio a Milano. Che cosa stiamo per andare a vedere? Stiamo per andare a vedere una chiesa antichissima, fondata come monastero femminile benedettino a cavallo tra l'VIII e il IX secolo d.C., in una Milano che in quegli anni si rinnova completamente. Si fondano moltissimi edifici chiesastici, se ne rifanno altri addirittura di fondazione paleocristiana, però quello che noi vediamo oggi è la chiesa che più di ogni altra a Milano ha l'horror vacui, cioè ha la paura del vuoto. Se vi guardate intorno non potete non vedere che ogni centimetro di questa chiesa sia ricoperto di affreschi, affreschi ascrivibili alle mani degli allievi di Leonardo, a grandissimi artisti del Cinquecento Lombardo che hanno realizzato qui tutta una serie di immagini celebrative di quello che la chiesa di San Maurizio era, cioè un luogo di cultura religiosa e figurativa. Quindi ogni parte di questa chiesa, che viene realizzata in più campagne di lavori, in più campagne di realizzazione degli affreschi, quindi si comincia nel 1503 e si finisce nella prima parte nel 1509, ma il periodo più fecondo è ascrivibile alla prima metà del 1500, quindi dal 1522 fino al 32 qui opera Bernardino Luini, su un'architettura realizzata dai seguaci di Bramante. Quindi fate conto che all'interno di questa chiesa si trova tutto un lascito figurativo che si rifà a Leonardo da Vinci, a Donato Bramante, al Rinascimento toscano che arriva in Lombardia e a come la Lombardia riesca a rileggere quello che è un nuovo modus operandi, un nuovo sistema di figurazione e un nuovo uso del colore, del chiaroscuro, dell'immagine. Bernardino Luini, Boltraffio, i figli di Bernardino Luini, persino un allievo di Vincenzo Foppa che a Milano aveva realizzato la Cappella Portinari in Sant'Eustorgio, lasciano qui delle tracce fondamentali. Vogliamo vedere queste tracce allora? Cominciamo proprio da Boltraffio. Boltraffio, allievo di Leonardo, è colui al quale ormai quasi concordemente la critica attribuisce la realizzazione dei primi affreschi all'interno di quest'aula dove ci troviamo noi, che è l'aula delle monache. Le monache benedettine erano monache di clausura, non potevano avere contatti con l'esterno, quindi ci voleva un'aula con un coro deputato alla loro giornata, a quelle che erano i loro canti e le loro cerimonie religiose. Sopra, alla parete di mezzo che divide in due la chiesa di San Maurizio, nell'aula delle monache, da quella dei fedeli, si vede su questo pontile un'annunciazione. Sulla sinistra l'arcangelo Gabriele e sulla destra Maria Annunciata, seguendo quella che è la iconografia tradizionale. Volti, panneggi e ali ricordano quello che è stata la traccia di Leonardo da Vinci. Anche i gesti, sia di Gabriele sia di Maria, sono gesti che raccontano i moti interiori, così come Leonardo aveva voluto fare all'interno dell'Ultima Cena e così come i suoi allievi continueranno a fare. Sempre Boltraffio si occupa della decorazione interna delle cappelle laterali, qui nascoste un po' dal coro ligneo cinquecentesco che circonda tutta la sala. Sante e santi tratte dalla tradizione della leggenda aurea, tratte da quelle che sono la sapienza degli artisti che vanno a raccontare le vite dei santi, le agiografie, cercando di coinvolgere l'occhio dello spettatore. Quindi Boltraffio si occupa anche della frescatura di tutti i loggiati superiori, cappelle laterali, loggiato superiore, parete di tramezzo che nella parte sottostante invece ha ancora un lascito tardo gotico in questo trionfo di cielo azzurro preparato con un blu su una preparazione resinosa. Si vedono i quattro evangelisti con i loro simboli, Dio Padre benedicente all'interno di un sole raggiato reggente anche il globo, angeli musicanti che raccontano quello che un allievo di Vincenzo Foppa, probabilmente formatosi all'interno del